dovete avere preoccupazione per fare la doccia. Di questo stiamo parlando. Non mi sembra che qualcuno abbia pubblicizzato a livello anche di amministrazione che un residente è stato ricoverato per salmonellosi. Cioè, questi sono i problemi del 2013 in cui l'ONU, diciamo, ha dichiarato come diritto imprescindibile l'accesso all'acqua potabile che è stata recepita dall'Unione Europea. Soltanto in Italia si fa finta di nulla, nel comune di Figline Valdarno si fa finta di nulla. Allora qui stamani, al di là di quelli che sono i discorsi, non si esce, si esce esclusivamente con un discorso di acqua potabile, altrimenti partiranno tutte le iniziative ritenute opportune. Perché a questo punto ci sono delle carte. Allora, io non voglio puntare il dito contro nessuno, nel senso, voglio dire, ognuno, diciamo, dirà le cose che ritiene opportune. Io ho un dato di fatto, ho il Consiglio Comunale del 17 settembre 2013, ho un comunicato stampa del 15 ottobre del 2012 in cui testuali parole, non l'ho scritto io, questo è un comunicato ufficiale del Comune di Figline Valdarno. Allora, si legge: di particolare rilievo l'intervento di Porcellino Est, testuali parole, che ha visto una proficua sinergia tra l'amministrazione comunale di Figline, Publiacqua e un'azienda del territorio, la Bindi Spa, interessata per sua parte all'alimentazione all'interno del comparto. L'intervento permetterà di fornire finalmente acqua pubblica anche alle 12 famiglie e alle attività artigianali di quell'area, dando inoltre la possibilità anche ad altre famiglie di allacciarsi alla rete. Vado, diciamo, al Consiglio Comunale 17 settembre 2013, testuali parole verbalizzate, ufficiali, consultabili da tutti. Elimino tutto il discorso, se volete, diciamo, è a disposizione. A un certo punto si dice: il primo e il secondo stralcio saranno realizzati entro la fine dell'anno dall'azienda Bindi. Il terzo sarà depositato entro la fine dell'anno da parte dell'azienda Bindi, con le dovute garanzie bancarie che chiede Publiacqua in sostituzione eventuale della non realizzazione di questo. Detto questo, allora, non l'ho fatto, ringrazio qui i rappresentanti del 5 Stelle che sono venuti qua, ringrazio i rappresentanti della stampa che sono qua, perché se abbiamo una stampa che è in grado di veicolare la verità, forse i cittadini si rendono conto tutti di qual è la realtà e dove stanno le pecche. Io ho interessato anche i rappresentanti della stampa a livello nazionale e la prossima settimana ci sarà una testata a livello nazionale che sarà sul posto. Se non è sufficiente, farò venire anche televisione a livello nazionale. Sia chiaro che da stamani i tempi sono scaduti, per cui ognuno giochi il suo ruolo. La ditta Bindi, qui rappresentata dall'ingegner Baecchi, non se la rifaccia con i residenti, se la rifaccia con l'amministrazione, con cui ha stabilito degli accordi che sono stati verbalizzati dall'amministrazione, per cui o si fanno i lavori come è stato detto o altrimenti la ditta Bindi si rivolga all'amministrazione che ha fatto questi comunicati, non venga a trovare giustificazioni con i residenti, perché torno a ribadire, quest'acqua non è potabile. E allora, oltre a questo, che è la cosa per cui siamo qui, che è imprescindibile, che è quella necessaria, che non può essere derogata, perché non si può costringere delle persone anziane a andare con dei fustini e prendere l'acqua a 2 chilometri dai fontanelli. Ma di cosa si sta parlando? E a questo punto invito veramente i due parlamentari, in particolare Samuele Segoni, che è nella Commissione Ambiente, queste cose fatele girare a livello nazionale, fate comunicati stampa, siamo stufi di questa cosa. Chi è, ci rappresenta al Parlamento e nelle istituzioni deve veicolare i bisogni elementari della gente, i diritti imprescindibili e essenziali. Ma di cosa stiamo parlando? Qui è un anno e mezzo, io ho fatto 10 riunioni tecniche, bontà sua l'amministrazione mi ha invitato a sentire promesse, promesse in continuo. In alcune c'era anche l'ingegner Baecchi, in altre, voglio dire, c'erano altri rappresentanti. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, veramente non c'è più motivo, voglio dire, di stare a discutere. I fatti parlano da soli.
Per cui io di tutto questo apprezzo solo l'ultima slide, quella delle possibili azioni, perché non c'è altra soluzione. Vogliamo tutti, e rinvito nuovamente la stampa, informate, far convivere oggi, diciamo nel 2013, delle famiglie a dover rincorrere l'acqua potabile. Ma che cosa sta dicendo? Spendiamo centinaia di migliaia di euro per delle rotonde e non diamo l'acqua potabile ai cittadini. Cioè, ma sinceramente, io veramente non so cosa dire. Devo dire che questa cosa, rappresentata a livello più alto, anche rappresentante della stampa a livello nazionale, sono rimasti stupiti. Non è possibile, tutti dicono. Beh, sì, invece succede, voglio dire, a Figline Valdarno. Allora, paradossalmente, la ditta Bindi non può fare i lavori che ha promesso, se la veda col comune, se la veda con i rappresentanti istituzionali. I residenti chiederanno il ripristino in toto, quelli sono terreni agricoli, comparto non è mai partito, torna, voglio dire, zona bianca, si ricomincia a seminare il Gran Turco, però di lì va via tutto. E ci sono altre chicche, volendo, io la documentazione, ma non vi voglio intrattenere, se la stampa ha necessità, vada a leggersi i documenti che sono pubblici e esistono, ma se legga tutti, perché il male dei cittadini è che non leggono cosa viene scritto. Allora, bisognerebbe leggere tutti cosa viene scritto per rendersi conto poi di cosa siamo. Siamo soggetti attivi, come ci fanno credere, o siamo soggetti passivi? Termino qui. Allora.